Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Mio Podcasting. In questa stagione 3 che andremo ad ascoltare ho selezionato una serie di temi che sono un po' più leggeri rispetto a quelli di stagione 1 e stagione 2, un po' anche per venire incontro ai gusti diversi della popolazione degli utenti di YouTube, che evidentemente hanno un profilo probabilmente diverso dagli appassionati utenti e fedeli visitatori che trimestralmente passano su mio blog decretando il successo di un post oppure no. In questa prima puntata andremo a parlare a commento di una bloggata inerente al mio blog Paleo Contatto, riguardante il post All Aboard the 100 Years Starship Panel Discussion SETICON del 2012. Allora, spiace dirlo, però quello che trovate nel link in descrizione di questo file vi porta appunto alla bloggata dove c'è la conferenza del SETICON, e spiace dirlo, questa volta il SETI ha pisciato decisamente fuori dal vaso. Il panel è composto praticamente da persone scarsamente informate sui fatti, che propinano, diciamo, un classico esempio di disinformazione pubblica alla gente che fruisce la conferenza, che dovrebbe vertere sulle tecnologie e navigazioni interstellari e quindi introdurre gli ascoltatori a questa eventuale possibilità. In realtà, purtroppo, il panel del SETICON 2012 spaccia la credenza falsa che il viaggio nello spazio richieda necessariamente generazioni e generazioni. È strisciante e praticamente incentrata in un sottotraccia la tesi della impossibilità del volo siderale a lunga distanza, e questa ovviamente è un'affermazione falsa. Infatti, anche con il limite fisico della massima velocità della luce, è possibile e sarebbe possibile viaggiare in modo efficace nello spazio, purché l'astronave fosse capace di raggiungere una frazione significativa della velocità della luce. Che cosa significa una frazione significativa? Almeno 0.5C, cioè 50% della velocità della luce, oppure meglio ancora 0.8C, 80% della velocità della luce, oppure velocità superiori con 0.9C oppure 0.997C. Non è possibile raggiungere 1, cioè la velocità della luce, ma è possibile approssimarsi a, diciamo, questo valore, pur rimanendo ovviamente con fattori di tecnologia e di velocità inferiori ad 1. Spiace dirlo, ma il panel del SETI nel filmato e nella conferenza, appunto, che trovate linkata nella descrizione di questo file, è composto da incompetenti cazzeggiatori qualificati solo per una gara di rutti, e risultano essere meno qualificati di una massa di invasati che potete trovare in un meeting di Star Trek. Ora, il panel del SETICON 2012 delira di astronavi propulse da energia chimica oppure da motori atomici. Si immagina delle arche spaziali che, una volta salpate nello spazio, viaggerebbero a una piccola frazione della velocità della luce,
e poi giungerebbero a destinazione solo dopo molte generazioni. Per cui, per lunghissimo tempo, l'equipaggio a bordo dell'astronave dovrebbe vivere e sposarsi ed avere prole. La prole poi dovrebbe crescere, studiare e gestire l'astronave. Poi forse potrebbe raggiungere la meta, salvo non necessitasse la filiazione di altre generazioni per sostenere il viaggio. Che cosa c'è di delirio da manicomio nelle proposte di queste tesi del panel SETICOM 2012 relativi a astronavi spaziali da 100 anni luce come arche spaziali? Andiamo a vedere punto per punto. 1. Nessuno dei panelisti parla di reattori ad annichilazione con antimateria, ma tutti i panelisti parlano di razzi propulsi ad energia chimica oppure di motori atomici. Motori chimici e reattori atomici sono energie insufficienti per alimentare un viaggio spaziale così lungo. Nessuno dei panelisti parla di difese attive contro il vento siderale e cosmico. Questo è il punto 2. Appunto, come l'utilizzo di plasmi contenuti in campi magnetici posti fuori dall'astronave. Senza tali difese attive, le micrometeoriti aprirebbero falle continue nello scafo, riducendo l'astronave ad un gruviera. Soprattutto le radiazioni ionizzanti del vento cosmico e siderale, composti da raggi X, gamma, microonde e quant'altro, provocherebbero cancri e leucemie, ammazzando tutto l'equipaggio. La prole nata nello spazio avrebbe anomalie genetiche, leucemie, cancri e sarebbe sterile. Tutti morirebbero di stenti in breve tempo. In poche parole, a destinazione dopo 1000 oppure 2000 anni giungerebbe, nella migliore delle ipotesi, solo un'astronave vuota, fredda, piena di buchi, priva di energia ed ovviamente carica di feretri. Punto 3. Nessuno dei panelisti parla di tecnologie d'animazione sospesa come premessa necessaria ed indispensabile per affrontare lunghi viaggi siderali. Punto 4. Nessuno dei panelisti parla di sistemi o design per produrre gravità artificiale, senza la quale la perdita di massa corporea sarebbe tale che anche se qualcuno raggiungesse la meta, non sarebbe più capace di camminare essendo distrofico. Punto 5. Nessuno dei panelisti parla del fatto che un viaggio nel vuoto da 100 anni luce, in caso di guasto grave nell'astronave, non ci sarebbero isole, ossia pianeti, su cui attraccare tra un sistema stellare e l'altro. Infatti, tra un sistema stellare e l'altro non ci sono pianeti, ma il vuoto eterno. Quindi, in caso di guasto grave ai sistemi, tutti quelli che sarebbero a bordo dell'arca spaziale morirebbero per carenza d'aria, energia, cibo, soprattutto per contaminazione da radiazioni. La mia bloggata finisce con il mitico rutto di Fantozzi, che ovviamente, a mio avviso, è veramente pertinente con questa pessima conferenza del SETI intitolata All Aboard the 100 Year Starship Panel Discussion. Un saluto, ciao.